le camicie le scelgo io, le camicie io tra l'altro me le faccio fare, compro la stoffa e poi me le faccio fare da un'indianina a Roma, insomma, su misura. Il disco è venuto un po' da sé, perché appena uscito l'altro, Notti Brave, e il giorno dopo ho iniziato subito a lavorare a una nuova canzone, poi il nuovo singolo con Max, Posso. Diciamo, volevo fare un pezzo partendo da Chapeau, che era l'unico pezzo un po' allegro del disco vecchio. C'era questo ritornello, Posso, 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 martellante, ti fidi di me e fai male, un po' ironico. E chi meglio di Max Gazzè, che c'è una scrittura così scherzosa, ci poteva stare. Quindi gli ho mandato il provino, a lui gli è piaciuto, è venuto in soffitto da me. Io ho una mansarda e studio dove vivo, lavoro, faccio tutto. E poi gli altri sono venuti un po' da sé, nel senso, io sono uno abbastanza quadrato che sta là, ogni giorno si allena, insomma, mi piace fare questo, e quindi faccio basi su basi su basi. Allora, con Gue c'è una storiella, c'è presente il gioco su Instagram, sulle storie, fammi una domanda. Gli fecero questa domanda, tra le tante, faresti un featuring con Car Brave? Lui scrisse un bel sì pesante, grosso, stampatone. E io gli scrissi subito, oh dai, da paura, facciamolo, ci sta. E la notte stessa feci la base, insomma, di Spunto Blu. Poi lui, giorni dopo, mi mandò la strofa. Poi ritornò a Roma perché doveva suonare a Nemo, Oro, il suo singolo, insomma, il suo nuovo singolo. E colsi la palla al balzo e lo chiamai in studio per rifare un po' il ritornello, farlo insieme, perché io so, mi piace fare il featuring, però diciamo che non mi basta la strofa, no? È bello che unire anche le voci, unire proprio i due stili per bene, no? E usarlo proprio come collante. Io vengo un po' da un discorso di caciara, quindi l'apice è stato, diciamo, 15.000 persone a Rock in Roma, boccia di vodka, finisci un briaco lercio, adrenalina, capito? Pazzo. Invece adesso vorrei cambiare proprio totalmente questo mood, per sicuramente un periodo poi ci ritornerò a quello. Io vorrei fare una cosa molto più intima, più acustica, più teatrale, se vogliamo, senza bere, col teuccio, magari il goccettino di vodka buttato là davanti, ma una roba molto più più collante tra me e i musicisti, perché noi stiamo allenando molto anche a casa adesso, stiamo facendo delle sessioni a casa di questo nostro amico, di Massi, che è uno dei chitarristi. Quindi ci mettiamo tutti seduti vicino, senza microfoni, senza un cazzo di filo, e cantiamo, proviamo i pezzi in un'altra maniera, in un ambito molto calmo. Quindi sarebbe figo pure vedere come viene col pubblico, tranquillo, capito, seduti, magari sempre un po' di caciara, però più ordinata, ecco. Io sono uno molto ossessivo, se faccio una cosa faccio solo quella e il resto me lo dimentico. Basket è stata la mia passione per una vita, proprio che mi comportavo come faccio adesso con la musica, faccio col basket, pensavo solo a quello, fai solo quello, va, va, va. Quindi per staccarmi dal basket ho dovuto staccarmi completamente, non pensarci più. Adesso ultimamente sto cominciando un po' a ricominciare a andare al campetto, capito? Con i filippini e queste cose, a vedermi gli highlights NBA così. Tra l'altro mi ha preso la nazionale italiana artisti, quindi sta in nazionale, ce l'ho fatta, insomma, lo sapevo che l'avevi fatta. Però quindi un po' mi riavvicino. Bene. Direi che chiudiamo. Sì, scusa, la tieni.